L'intervento di Francesca Gironi. Vi dico alcune cose su Francesca. Lei ci ha mandato molte informazioni, però Francesca, perdonami, ne dirò alcune. Poi magari se tu vuoi aggiungerle lo farai tu. Allora, Francesca vive ad Ancona, è danzatrice e poeta, ha pubblicato già diverse opere e vinto molti premi. Due suoi testi sono apparsi nell'antologia Supernove, Poesia per gli anni 2000. Nel 2019 ha vinto il premio Europa in versi, sezione Spoken Word. La sua ultima produzione, Il diretto interessato, ha vinto il premio Bologna in Lettere 2020 per la sezione Inediti e sarà pubblicato da Marco Sai Edizioni. Prego, Francesca. Tocca a me, ciao a tutte e a tutti, grazie Antonio per l'invito, grazie Gloria per l'introduzione, mi sentite perché ho una connessione un po' instabile. Dunque, io volevo partire dalla mia esperienza che, come avete sentito, è un pochino ibrida perché ho un background di danza, ma negli ultimi 4 anni, diciamo, frequento questa scena della poesia performativa. Quindi in questi 2 mesi avrei avuto delle occasioni di incontro con il pubblico che erano festival di poesia, rassegne di poesia performativa, anche spazi teatrali, e performance in locali, dove quindi il rapporto con il pubblico è molto ravvicinato. Questa performance che porto in giro io la definisco un nucleo mobile di volta in volta modificabile perché ogni volta aggiungo, modifico dei tasselli a seconda della situazione in cui mi trovo a fare la performance, lo spazio che ho per danzare o non danzare e naturalmente questi tasselli sono persi, nel senso che alcuni festival hanno poi realizzato dei festival online che mi hanno chiesto un contributo, a volte era un video, a volte era una diretta Facebook, e quindi ho fatto quello che potevo fare anche con una serie di limitazioni perché non ho il microfono, eccetera. E soprattutto la diretta Facebook è stata per me un'esperienza, devo dire, di grande solitudine, per cui ho cercato di comunque di portare, diciamo, la complessità dell'esperienza performativa in cui appunto, diciamo, faccio interagire la danza con la poesia, la giocoleria, la musica. Però comunque il fatto di non avere il contatto visivo con il pubblico, diciamo, è come se non avessi la bussola per orientarmi. Inoltre, di solito alla fine del performance c'è un dialogo con gli spettatori molto informale e questo mi aiuta, anche mi stimola nel lavoro creativo. Quindi, diciamo che dal punto di vista della danza, all'inizio della quarantena c'è stata anche una grande condivisione di materiali video. E per cui molte compagnie hanno messo a disposizione le loro opere di repertorio, diciamo, in video, e quindi sono stata anche felice di questo, e anche molti formatori hanno potuto fare lezione su Zoom, come ha detto Andrea, per cui ho preso lezioni di Gaga, cioè diciamo che è stato stimolante l'inizio, soprattutto perché non riuscivo a concentrarmi e quindi avevo bisogno di un appiglio. Poi sono arrivata molto presto anche a una saturazione del tempo che si poteva stare davanti al computer, quindi quando è stato possibile uscire per andare a fare una passeggiata, camminare è diventata veramente la vitalità più grande per me. E, ho visto poi che nella seconda fase della quarantena, diciamo, ci sono state delle call per lavori pensati proprio per il digitale. E quindi ho riflettuto, sul fatto che, se all'inizio c'è stato, diciamo, un primo approccio al digitale, che era una semplice traduzione dello spettacolo, un secondo approccio invece era l'idea che anche l'arte in digitale dovesse avere quelle caratteristiche di irripetibilità dell'incontro che c'è nello spettacolo dal vivo e quindi tra artista e spettatore. Poi bisogna vedere se uno ha anche la vocazione di fare quest'arte in digitale, insomma, è soggettivo. Io quello che auspico e che mi auguro è di ritornare appunto alle arti performative dal vivo. E quindi vorrei fare una serie di ipotesi fantastiche, che però non tanto fantastiche, sia nell'ambito dei festival di teatro di ricerca, che noi come artisti abbiamo tantissima esperienza di fruizione alternativa di spettacoli, quindi di spettacoli nello spazio urbano, di fruizione a gruppi di spettatori, a uno spettatore, anche l'Hangart ce l'ha, anche nelle Marche, appunto con il teatro, l'AMET, eccetera. Abbiamo fatto tantissime esperienze di questo.
E quindi immagino appunto delle cose veramente fantastiche, tipo spettacoli, una città teatro, quindi spettacoli che si possano vedere dalle finestre, una mappatura dello spazio fatta da street artist, accogliere la proposta di Vacis di un teatro sempre aperto e quindi la possibilità di vedere le prove, di frequentare il teatro come fosse veramente una cosa normale, anche che già in parte avviene perché molto spesso prima delle premiere c'è una prova generale invito. Siccome poi sono anche nell'organizzazione di un festival di poesia qua d'Ancona che si chiama La Punta della Lingua, quindi prevalentemente io faccio le mie performance fuori regione e nella mia regione contribuisco, diciamo, all'organizzazione. E noi stiamo comunque pensando di farlo dal vivo d'estate con tutte le cautele del caso, però cercando di essere creativi anche nell'idea di una fruizione alternativa, quindi escursioni poetiche, utilizzare i parchi, cioè riappropriarci dello spazio pubblico. E quindi ho pensato anche a dei drive-in poetici, che naturalmente non sono ecosostenibili, quindi è chiaramente una follia, però spettacoli su appuntamento, spettacoli a capitolo, cioè l'idea che questa, che è veramente la più infausta delle occasioni, possa comunque essere utilizzata creativamente. Grazie mille, Francesca.